Buongiorno a tutti, questo è veramente un super buongiorno perché questa intro la sto registrando alle ore 9 della mattina, appena sveglia, come potete vedere dalla mia faccia assonnata, ma va bene così, va bene così. Vi do il benvenuto in questa seconda parte del decluttering, spero che la prima vi sia piaciuta, che vi siate divertiti nel mio disagio. Come avevo già anticipato, in questo video andremo a vedere gonne, gonnelline, pantaloncini, vestitini, camiciuole. Io vi lascio al video, ma prima vi chiedo di iscrivervi al canale e a mettere like al video se vi è piaciuto. Se vi siete persi la prima parte del decluttering che ho pubblicato pochissimi giorni fa, vi lascio il link in descrizione così che possiate recuperarla. E niente, bacini e buon video! Passiamo ai pantaloncini. Questi iper mega affezionata li tengo. Questi rosa mi stavano larghi l'anno scorso, mi staranno larghi anche quest'anno. Però dai, sono comodi, con una cintura ci stanno. Li teniamo, sono anche abbastanza nuovi. Vediamo questi, perché io di questi ne ho due paia. Uno rotto e l'altro non rotto. Boh, però questo veramente non l'ho mai usato. Cioè, lo usavo, però adesso non vanno più di moda sti pantaloncini qua striminziti. Questi ci stanno quando hai 15 anni, quando ne hai 22 inizia a diventare un po' boh così. Non lo so, ci penso. Questi sono carinissimi, non so se tenerli. Ma sì, perché alla fine le cose particolari ci stanno, sono carine, perché non tenerle, dai. Oddio, questi sono estremamente striminziti di pantaloncini. Non lo so, non lo so. Questi potrei metterli nella sezione costumi, come copricostume per andare in spiaggia, ecco. Questi, oddio, estremamente striminziti, penso di non essermeli quasi mai messi. Quindi decluttering. Anche se sono bordo sono carini. Questi vecchi come la fame, veramente vecchissimi, via. Ma io perché ho questi pantaloni? Ci li avevo messi tipo nell'angolo dell'armadio, secondo me, per non buttarli via, ma veramente imbarazzante. Cioè questi, guardate, veramente seconda superiore anche questi. Via. Anche questi, ragazzi, guardate la fantasia, via. Questi carini, me li sono provati da poco, così per sfizio, mi piacciono, li tengo. Questi anche carini, con le fiamme dietro, li ho comprati l'anno scorso, un po' pesanti, ma li tengo. Ah, quelli leopardati, ragazzi, non li butterò mai via, perché hanno tipo la riga leopardata qua di fianco, mi piacciono un botto, anche se si stanno un po' tutti sfilacciando e tra un po' mi esce veramente un pezzo di... Questi bianchi carini. Carini questi bianchi. No dai, questi bianchi li tengo. Questi Villa enormi, li ho comprati l'anno scorso, avrei preferito una taglia in meno, ma che te devo dire. Li teniamo perché sono carini Villa. Cosa fai, non li tieni? Questi sono i pantaloni must have dell'estate. Questi, no, questi li buttiamo via. Ma dai, c'hanno un buco dietro. No no, questi via, li ho comprati però l'anno scorso. Questi sempre dell'anno scorso. Anche questi mi stanno giganti. Ma mannaggia me, ma che taglie prendo. Vabbè, però mi piacciono, li tengo, con la cintura vanno sempre bene. Ah, questi anche questi sono vecchiotti, anche questi sono vecchiotti, però dai, no, li tengo. Questi vecchi come il cucco, via. Io perché no, ditemelo, ho tenuto nell'armadio questi pantaloni con uno sbrago così. Perché li ho tenuti? Questi sono addirittura vita bassa, cioè pensate da quanto tempo ce li ho, cioè 2015 sicuro. Via, decluttering, via via via. Beh, me ne sono rimasti pochi alla fine. Top. Siamo passati alle gonne, no? Questa gonna io continuo a volerla tenere, ma perché? Cioè, mi ci vedete con questa gonna? Tra l'altro non è neanche tanto a vita alta, perché è veramente vecchia che non andava la vita alta, quindi è un po'... No, no, per l'amor di Dio. Decluttering. Questa, not bad, ma neanche troppo bella. Però dai, la teniamo, perché è un po' jeans chiaro e non ne ho altre. Questa la teniamo scozzese carina, mi sta un po' grande, ma amen. Scusatemela questa. Quanto è bella rosa. Ovviamente questa non decluttering. Classico tubino nero, non decluttering. Ah, qua ci sono dei pantaloni. Non so perché erano in mezzo alle gonne. Questo è un pantalone elegante, secondo me ci sta. Gonna di pelle, la teniamo ovviamente. Questa, c'è una grande parentesi da fare. È bellissima, bordeaux, è un bellissimo tessuto, ma mi sta enorme. O la farò stringere da mia nonna o la decluttero, perché l'ultima volta che l'ho messa con una spilla da vaglia che proprio la stringeva, imbarazzante, però mi piace un botto. Questa rossa mi piace un sacco, un po' lunga, ma mi piace un sacco. Questa con le margheritine nere ce l'ho da un botto di tempo, ma non si è mai rovinata, è stupenda, mi piace un sacco, non la decluttererò mai, mai. Questa invece classica gonna di jeans scuro, mi piace un sacco, la teniamo. Passiamo ai vestiti, veloci veloci veloci. Classico tubino nero, lo teniamo perché il tubino nero non passa mai di moda. Questa è con una gonna estremamente a vita bassa, che a me la vita bassa non può stare bene, perché io ho un busto enorme e le gambe corte, quindi via.
Questi, uno è un tubino rosso, l'altro è un tubino, come vedete, di una fantasia pazzesca, che adesso probabilmente mi starà grande, ma io lo voglio tenere perché è stupendo. Poi. Allora, questo è un vestito bellissimo, ve lo faccio anche vedere, con le rose. Questo mi piace un sacco, lo uso un sacco, non si è mai rovinato. Lo tengo. Questo è un vestito di mia madre. No, ma non l'ho mai messo, non lo metterò mai. Buona, via. Altro vestito di mia madre che non utilizzerò mai. Ma poi d'estate a me i vestiti neri, ma perché? Cioè, mica andiamo ai funerali, no. Questo è un vestito, sì, nero, ma con tutte delle roselline rosse, delle fantasie. Questo mi piace un sacco, un po' campagnolo quasi, quindi lo terremo. Allora, questo io penso di non mettermelo da anni, penso che mi starà enorme. Adesso questo lo provo, ma giuro che penso che lo declatterò, perché è vecchio, è un vestito pantalone praticamente con una scollatura, ma lo declattero sicuro. Ah, questo vestito di finta seta di Shein rosso, stupendo, lo tengo. Oh mio Dio! Questo vestito, cioè non è improponibile, però è troppo anni 2000, ragazzi, ok? Che stanno tornando, magari lo tengo un po' nello scatolone per vedere. Lo declattero. Altro vestitino, sempre indovinate, rullo di tamburi, vita bassa, un po' texano con lo stivale a punta, il cappello di paglia, così, ma io texana non sono. E quindi lo declatteriamo. Trick! Questo appena comprato, bellissimo, è un tubino. Questo è il classico vestito che tutti conoscono, che nessuno, non so, abbiamo buttato. Voi l'avete buttato, io non ancora. E non penso che lo butterò. Questi altri due tubini che non butterò, uno con le ciliegie, uno con i draghi rossi, lo teniamo. Questo è il mio vestito romantico, che è abbastanza osceno. Questo invece mi piace un sacco, l'ho comprato su Shein. Guardate che carino, è super romantico anche questo. E lo tengo, ovviamente. Anche questo era un vestito romantico, però anche questo, indovinate, super vita bassa, poi vecchio, ingiallito, via. Questo con i fiorelloni me l'ha regalato mio fratello, lo teniamo. Questo bellissimo di Pizzo Bordeaux me l'ha regalato una mia amica, lo teniamo. Oh, qua c'è un altro vestito di mia madre, no, l'incubo, questo via, ma non lo guardo neanche, non l'ho mai messo. Questa è veramente da zia, aiuto. No, questa è proprio da zia, non lo userò mai, ma neanche un'altra cerimonia, zero. Oh, qua abbiamo un altro top, tanto per cambiare, ma diciamo che lo avevo abbinato, che è questo. E questa gonna pazzesca, tubino con un velo che arriva fino ai piedi. Teniamo tutto di questa roba qua. Oh, altro cerimonia, con le mie frappe, con i miei frufru rosa, con abbinato il coprispalle da cerimonia. Questo lo tengo. Qua entriamo nel trash, perché abbiamo questo vestito di paillette dietro bianco, estremamente trasparente. No, raga, basta, via, declatteriamo. Due coprispalle da matrimonio, da cerimonia, li teniamo così perché non si sa mai. Questo grande vestito anche in cellofanato da cerimonia, bellissimo, ragazzi, di questo azzurro. Facciamo prima questi due pantaloni. Allora, questo me l'ha dato una mia amica, però penso di averlo messo una volta e basta, lo decarteriamo. Questo l'ho messo a lavorare quest'estate, l'ho messo, giuro, però no, mi sembra un pigiama, ma perché? No, basta, via. Questo è un coprispalle no sense, perché non copre proprio niente, cioè tipo è a manica corta, sbracciato. Questa, che è una maglia larga, molto svolazzante, per la primavera secondo me ci sta con una panta, è una maglia tipo come quella che ho adesso, è una panta con questo sopra, secondo me ci sta, lo teniamo. Camicia un po' svolazzante bianca, non fa mai male. Camicia nera svolazzante, ci sta. Penso che questa camicia si commenti da sola, che dire, se non declatteriamo. Questa camiciuola rossa non la metterò mai, perché mi fa sembrare un sacco. È rosso, è il mio colore preferito, sì, sembra un sacco anche, quindi via. Questo me l'ha dato mia madre, è una sorta tipo di camicione in lino con una cintura dietro. Io per andare in giro non me lo metterò mai. Vabbè, potrei farci qualche art attack, devo dire la verità. Poi, capito, è in lino, quindi non mi va troppo di buttarla via. Questa la mettiamo tra le cose dei costumi. Abbiamo una classica camicia bianca che fa sempre comodo, perché per un colloquio, per qualsiasi cosa va bene così. Track, la roba da stare in casa. Farò una roba veloce perché questa interessa pochi, immagino. Questa è una vestaglia carinissima, comprata su Shein, mi piace molto, la tengo. Questo vecchio lo declatteriamo. Pantalone, questo lo usavo per andare in giro, questo è diventato roba da stare in casa, lo teniamo. Questo
anche lo teniamo. Questo vecchio lo buttiamo via. Questo me l'hanno portato i miei zii dall'America, però è tutto sfilacciato, lo buttiamo via. Questa è la mia maglia dell'Italia, anche sporca di tinta, croppata, però mi piace un sacco, la voglio tenere. Oddio, canottiera bianca brutta vecchia, ma perché? Ah, questa? Vabbè dai, questa la teniamo, ragazzi. Questa la teniamo. Questi pantaloncini carini ce li ho da una vita, tipo, però sono pesantissimi d'estate, sudi soltanto a guardarli, quindi via. Questi li usavo per andare in giro, ma boh, questa è taglia unica di Brandy, vi vorrei far vedere la taglia unica. Non sono mai riuscita a metterli perché io li ho comprati, ma ogni volta, cioè, mi strizzano, quindi non li voglio mettere. Via, questi li tengo per stare in casa perché sono comodissimi, sempre di Brandy, questa è veramente una taglia unica come potete vedere. E questi uguale, sono semplicemente bordeaux, vedete, questa è una taglia unica vera. Questi molto comodi ma molto vecchi. Questa è una canottiera nera brutta, via, via, via. Tornano da me i vestiti, cioè io li lancio e tornano da me, vedi, dicono no, non buttarci via. E questi pantaloncini comodissimi di Decathlon, stupendi, li uso, questi li teniamo. Ragazzi, posso dire, questo è un decluttering venuto da Dio alla fine. Cioè, se riesco a declutterare anche le cose che ho messo in forse, che comunque non sono tante, questo è un grande decluttering perché top. Alla fine mi sono rimasti pochi vestiti, perché sì, non sono troppi, quindi saranno sfruttabili tutti. Cioè, questo era un po' il mio obiettivo, ridurre la quantità perché così li utilizzo di più. Perché se no, sono sempre a usare le stesse tre cose, riutilizzate, senza mai usare effettivamente cose belle in cui fare dei begli outfit. Sono molto contenta. Io vi aspetto nella parte 2 di questo decluttering, in cui andremo a guardare tutti gli accessori, ovvero borse, cappelli, eccetera, e i miei costumi e copricostumi. Se questo video vi è piaciuto, lasciate like, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Vi aspetto nel prossimo video per la rivelazione finale della mia anta estiva dell'armadio. Io vi mando un bacio, come sempre, vi saluto e ciao!